cercando di compiere per andare in quello che allora era il gruppo A, arriva fino allo spareggio con la Gran Bretagna, poi ha perso soprattutto in maniera secca nell'andata di Sheffield, e dunque una palestra che ha già accolto la basket. Allora entriamo nel vivo della partita, perché non c'è una squadra ticinese, però iniziamo col dire che ci sono dei ticinesi in campo, perché a Ginevra c'è Dusan Mlajan e per quello che riguarda il Friburgo abbiamo Wester Molteni e ovviamente Roberto Kovac. Certo, è una presenza importante, giocatori sicuramente non di secondo piano, perché tutti sono uomini chiave nelle loro squadre, e quindi, come giustamente hai detto, qualcosa di ticinese c'è anche oggi. Ginevra cerca la 13ª coppa, l'ultima l'ha vinta nel 2014 come Lions di Ginevra, poi una nel 2004 come Ginevra Devils, due nell'86-87 quando era Champel, e poi una valanga di coppe vinte in precedenza con l'Urania, erano 8. Urania e Champel fecero la fusione nel 1993 con il Versoix divenne Genève Basket, poi altra fusione con la Bernay per arrivare a Ginevra Devils nel 2001, diventati poi nel 2010 Lions. Più lineare il percorso invece dell'Olympique di Friburgo, che è nato nel 1941 e che ha avuto solo una fusione nel 49 con l'Olympique di Friburgo, era nato come Fribourg Basket, e da lì è rimasto dal 1961 soltanto Olympique Friburgo con 6 coppe svizzere. Questo è un dato statistico molto interessante, perché il grande Olympique, che ha vinto 15 campionati, non ha mai avuto un vero e proprio feeling con la coppa. Prova ne è che in tutti gli anni che è stata organizzata la coppa svizzera di recente a Friburgo, e parlo ininterrottamente dal 1999, l'Olympique non è mai riuscito, tranne nel 2007, a vincere la Coppa Svizzera, una sola. Certo, chissà mai che ci riesca stasera, visto che non giocano a Friburgo, perché ci sono anche i paradossi. Aggiungerei in tutto quello che hai detto di Ginevra, perché a Lugano teniamo buoni anche quelli della Federale, del Viganello, cioè squadre. Anche il famoso Stade Français, che ne vinse credo parecchi. Sì, però non è mai stato però parte come, di una fusione. Certo, come Salmo città. Svizzero. Si impose il Lugano in finale sull'Union Châtel, Ginevra Friburgo invece la rivincita della finale del 2014. Come detto, le uniche due finali negli ultimi 9 anni senza ticinesi, e tutte e due tra Friburgo e Ginevra. Certo che è un po' la tradizione del basket assieme a Lugano, perché Ginevra è comunque la città dove ci fu la sede di Swiss Basketball prima che andasse a Friburgo. E non dimentichiamo dove è stata fondata la FIBA. La Svizzera è una delle 8 nazioni fondatrici della FIBA, che è la Federazione Internazionale di Basket. Certo, e la sede fu a Ginevra, e adesso negli ultimi anni è ritornata nei dintorni di Ginevra. E quindi possiamo dire che Ginevra ha una grossissima tradizione proprio di basket a tutti i livelli. E tutti i primi successi erano ginevrini, ricordiamo i 7 dello Stade Français in Coppa, ma possiamo aggiungere i 3 della Ginevra Servette, c'era anche la Servette di Ginevra, l'1 dell'Étoile Sécheron de Genève, insomma una vera e propria, un vero e proprio dominio, anche se i primi due successi storici della Coppa Svizzera sono dell'Uniberna nel 30-31 e 31-32. Entriamo però nel merito del confronto, l'allenatore della nazionale Petar Aleksić, che cerca sempre di trovare quel primo successo che gli è sfuggito. Voi
con la panchina del Friburgo, ma vuoi anche su altre panchine. È vero, è vero, fino adesso non ha vinto ancora niente e vediamo se sarà la volta buona. Rudez invece, la Ginevra l'ha già guidato a più successi, l'allenatore della Ginevra ha portato la squadra ginevrina al titolo di campione svizzero nel 2014-2015, la coppa l'anno prima, il titolo nel 2012-2013. Ginevra che ricordiamo è alla sua seconda finale qua a Zurigo, perché si era giocata anche la Supercoppa contro il Lugano prima dell'inizio del campionato. Il Lugano aveva vinto il primo trofeo, la prima Supercoppa storica della pallacanestro. Sì, è la squadra che quest'anno ha portato a casa qualcosa per primo. Non sarà magari importante come il campionato o la Coppa, ci mancherebbe altro, però fu appunto a Zurigo, non qua in questa palestra ma all'Allenstadion, esattamente, dove era stata organizzata una giornata legata allo sponsor principale, che non citiamo, basta leggerlo sul parquet, che da due stagioni è diventato una sorta di tesoretto importante per pallacanestro, pallavolo, pallamano, per quegli sport che dicevamo in precedenza rispetto ai grandi hockey su ghiaccio e calcio stanno cercando una velocità di crociera dignitosa per avere quei palcoscenici che comunque meritano. E questo, l'abbiamo già detto, per la finale femminile è l'appuntamento. Certo ci sono i playoff, ma la finale di Coppa è una sorta di Super Bowl. È un'altra cosa, cioè è una gara 7 di playoff, se vogliamo. Perché nei playoff hai sempre la possibilità di rifarti se perdi. E se vinci non hai ancora vinto niente. A parte in gara 7, partita secca come questa. Tu hai allenato per due partite anche il Lugano. Sei vice allenatore della compagine bianconera da a fine gennaio, una di queste due, proprio contro il Friburgo. Che lettura possiamo dare di queste due squadre? Dove si giocherà la sfida? Chi deve annullare cosa rispettivamente dell'avversario? Ma è difficile dirlo, perché noi, io come assistente ho giocato due volte come il Ginevra, come allenatore capo una delle due partite che ho fatto è stata contro il Friburgo, e sono due squadre che si equivalgono soprattutto perché fanno della forza fisica e del gioco molto fisico, non dico aggressivo, perché tante volte chiudono l'area, giocano molto chiusi sul canestro, però lì non si entra, cioè sono giocatori veramente che giocano un basket duro e hanno dei giocatori anche forti fisicamente a livello individuale, quindi potrebbe anche essere che si annullino a vicenda e che magari la partita si risolve per qualche episodio e che sia equilibrato, si risolve nel finale magari per una situazione falli, per un uno contro uno riuscito o non riuscito, staremo a vedere. Importante anche la preparazione e le eventuali sorprese che i coach hanno preparato. Ormai le squadre adesso si conoscono tutte e quindi vediamo. Tre stranieri per parte: Engram, Humphrey, James per il Ginevra, che parte nel quintetto aggiungendo Ramsayra, il top scorer, che è la ticinese Dusan Mlazan. Il Friburgo risponde con i suoi tre stranieri, la top scorer è Williamson più Casadi, che vediamo adesso in difesa su Engram, e il quinto giocatore è un altro ticinese, Wes Molteni. Mlazan cerca sotto James, carico fuori per la conclusione da lunghissima distanza, partita dalla mano di Humphrey, via Casadi, lui è Mlazan, Molteni, la finta fa saltare Ramsayer, riporge il pallone a Casadi, nuovamente Wes Molteni, si riesce a sfuggire molto bene a Ramsayer, che gli sporca però la conclusione all'ultimo. E qui non doveva prenderla questa iniziativa, perché sotto canestro in difesa il Ginevra è molto forte. Vediamo subito il Friburgo che difende sia uomo ma molto chiuso, molto chiudono molto l'area, la zona pitturata, e quindi da quel che si è visto all'inizio potrebbe anche essere una partita dal punteggio basso però è presto per dirlo. Casadi, Molteni che va a portare il blocco sull'altro istante per Williamson. Ora Wes Molteni, nuovamente verso Williamson, marcato da James, che trova la stoppata. James lo conosciamo da diversi anni in Svizzera con la maglia del Ginevra, parte dei successi conquistati dai ginevrini negli ultimi tre anni. È un giocatore che non ha grandissime mani, ma ha doti atletiche impressionanti ed è fortissimo a livello difensivo. Certo, vediamo come dopo un minuto e 10 secondi ci siano già state due stoppate.
Miljanic, 2-0 per l'Olympique. Miljanic invece, lui è il classico tiratore. James dall'altra parte a guadagnarsi due tiri liberi dalla lunetta, dove a Ginevra, ricordiamo, li tira sempre scagliando la pietra, ed è proprio una bella metafora, contro il tabellone che è molto morbido e va ad attutire le sue conclusioni. Certo, poi invece deve usare, qui sarà molto difficile perché sono i canestri tradizionali dell'Eurolega e non sono attaccati al soffitto. Chiaro che per una legge la sua difficoltà, certo, non trova la via di mezzo, certo, che per una legge, sì, legge fisica, il canestro attaccato al soffitto ammortizza, mentre che quello appoggiato per terra esattamente il contrario. James infila il secondo tiro libero, 2-1. E ritroviamo il Friburgo con Wright, Derek Steven Wright Jr. che appoggia per Williamson, Casadi che infila a conclusione da due punti, come fa segno l'arbitro Michalides, che compone la trio assieme a Kliva e Novakovic di questo confronto. Ramsayer per Mlađan che sfugge a Miljanic che commette fallo. Casadi, giocatore ritrovato dopo l'infortunio che lo ha privato praticamente di tutta la scorsa stagione, un giocatore fondamentale per l'Olympique, un giocatore svizzero che passando da 4 a 3 stranieri vale quasi come uno straniero. Fa la differenza, è bravissimo, è uno dei migliori nella lettura del pick and roll, se non il migliore in Svizzera. Ingram sul ferro, rimbalzo però trovato da Ramsayer, ancora Ingram che cerca la percussione, lo scarico fuori, esita Humphrey, poi va in uno contro uno, palla per il Friburgo, ma che fisicità che ha il Ginevra sotto canestro. Ma fanno paura, vanno a rimbalzo d'attacco in modo molto 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 intenso e talvolta riescono anche a catturarlo. E poi dicevo del Friburgo di Casadi, che adesso è lì a giocare da guardia al fianco di Wright, ma è un giocatore polivalente che può anche fare il playmaker della squadra. Eccolo qua Casadi, proprio nella lettura del pick and roll, lettura che lo ha portato a scegliere per andare in via solitaria con la linea di passaggio chiusa. Ingram sull'altro versante proprio contro Casadi, il primo vantaggio del Ginevra, ma siamo solo all'inizio. Anzi, ancora 4-3 per il Friburgo, ho già perso un canestro, ma noi non vediamo il tabellone, dunque bisogna andare a cercare sul monitor il risultato. Ingram scarica fuori per Mlađan, il balzo di James, e qua non arriva il primo vantaggio ginevrino, si resta sul 4-3 per il Friburgo. Wright sull'altro versante, Wright vuole e trova Williamson contro James, fisicità di James che ha la meglio. Ingram, bello la layup per Humphrey che non arriva però a chiudere una schiacciata, trova però canestro e fallo Ramsayer, altro esempio della fisicità del Ginevra e dei rimbalzi offensivi conquistati già all'inizio. Certo, si vedono subito le caratteristiche delle due squadre, nessuna sorpresa. Il Ginevra cerca di più il contropiede, cerca di correre un po' di più, mentre invece il Friburgo no, gioca di più basket diciamo contro la difesa piazzata e seguendo gli schemi. Ramsayer sul ferro, la conclusione Molteni per Wright, cerca la percussione, lo sgusciante Wright e la trova. Ingram, James nelle sue corde, un tiro così da lontano difatti non entra, e la difesa del Friburgo chiude quando è piazzata, che non è una situazione di transizione, chiude molto bene l'area, ma credo che il Ginevra debba tentare comunque delle conclusioni e poi andare a rimbalzo d'attacco perché è una delle sue forze. Wright chiuso a ricciola fuori per Miljanic, però questa invece è nelle corde di Miljanic, la conclusione da tre punti, piedi a terra, se lo si lascia tirare coi piedi per terra è micidiale. Facile capire chi sono i tiratori, hanno cognome quasi uguale, Mlađan e Miljanic, iniziano per M, sono
sono le mitragliatrici delle due squadre. Sbaglia Ramsayer, palla per il Friburgo. Friburgo che però, e siamo partiti appunto a punto, ha un problema storicamente in questi ultimi anni, penso nella decisione Aleksić. Passaggi a vuoto. Eh sì, è giusto quello che dici. Fanno spesso le scelte giuste, ma le eseguono male certe volte. Ripenso a una partita con Lugano in stagione, con Lugano che ha recuperato 20 punti nell'ultimo quarto. Wright che sbaglia, mi parlavi di un altro parziale di 28-0 subito di recente. Sì, no, ma l'ultima partita della regular season contro il Monte, cioè hanno avuto delle grossissime difficoltà contro la difesa zona. E anche contro il Lugano in quell'occasione fu un ultimo quarto da 20-3 per il Lugano e sempre con la difesa a zona. Tre conclusioni sbagliate dal Ginevra dopo due rimbalzi offensivi casati sull'altro versante. Resto e tiro che entra da parte di Jonathan Casadi, primo time out del Ginevra, il canestro di questo giocatore. A titolo personale mi piace davvero tanto tantissimo, era nato come gemello di Stefan Petkovic. Petkovic era il playmaker, lui era la guardia, per fare un po' il parallelo con l'occhio su ghiaccio, un po' come la coppia Pestoni-Hoffman, nata e cresciuta assieme, dei due. Uno ha visto la carriera praticamente arenarsi, ha provato ad andare anche in Russia a giocare, ha avuto anche lui un infortunio come Casadi, però Casadi ha delle capacità atletiche, ha una capacità 360 gradi che gli permette di essere davvero un grande giocatore. Sì, è un confronto che calza a pennello e comunque Casadi, sono contento per lui perché è un giocatore che dà molto impegno nel basket e è riuscito a riprendersi da un infortunio, un brutto infortunio, e sta dirigendo bene il Friburgo con grande carisma e sarà sicuramente un uomo importante anche per la nazionale. Cosa credi che può usare Rudez come contromisura a questo pessimo inizio del Ginevra? Beh, deve uscire dalla linea dei tre punti e marcare i tiratori che non tirino coi piedi per terra, perché hanno lasciato troppo spazio e senza neanche troppo bisogno di blocchi. Cioè non è l'uscita dai blocchi che non funziona, non ci sono i blocchi. I giocatori ricevono la palla e per dire i difensori rimangono sui blocchi, ecco, per fare un confronto con l'Atletico. Allora Ginevra con il primo possesso dopo il time out. Wright sull'altro versante che si distende e allunga ulteriormente a più 9 l'inizio del Friburgo. Uscire dal time out così non è mai bello. No, è una brutta palla persa di Mlađan che, oltre a sbagliare i suoi primi due tiri, ha sbagliato anche questo passaggio che ha regalato un contropiede facile. Dozan Mlađan sul ferro questa conclusione dai tre punti. Ramsayer lotta per l'ennesimo rimbalzo offensivo. Maruotto entrato durante il time out che scarica per Ingram, litiga continuamente col canestro a Ginevra che conquista un sacco di rimbalzi offensivi, il secondo consecutivo anche adesso. Maruotto però poi non trova assolutamente la via del canestro. La differenza è solo da questo: il Friburgo ha trovato canestri coi piedi per terra, il Ginevra ha trovato tiri coi piedi per terra, però li ha sbagliati sia con i tiratori, poi con Mlađan e con Maruotto. Wright, c'è Couture, è entrato anche lui sulla time out sotto canestro, rimbalzo offensivo per il Friburgo questa volta. Wes Molteni che riapre per Jonathan Casadi, dentro per Wes Molteni. Qui un grande passaggio di Casadi, ma di come Casadi. Dicevi tu, lui in questi movimenti è veramente bravissimo. Bravissimo, veramente, guarda. Per quello che dico, giocatore che ti può giostrare anche da playmaker, che ha visione di gioco alto, può andare anche a giocarti spalle al canestro contro uno più piccolo. Ma certo, ma lui praticamente è un playmaker perché nasce come playmaker. L'altro porta la palla da una metà campo all'altra, poi la palla la riceve lui e le scelte importanti le fa lui, quindi è praticamente è come se fosse un playmaker. Entra Sione per quello che riguarda la Ginevra, il piccolo playmaker da tasca da Ivana Rudez, giocatore che sa mettere intensità, velocità, tutto quanto. Tanto è un più 11 che la partita è lunga, però è un vantaggio già considerevole.
E finalmente Ginevra con Maruotto si sblocca e trova la prima conclusione pesante da lontano. Ossigeno per Ginevra. Ah, sicuramente. Casati per Miljanic. Perde palla girandosi contro Ramsayer, arriva però la chiamata di Ekliva. Ramsayer allarga le braccia dicendo: come io, cosa ho fatto? Devo rivedere. Ha anche abbastanza ragione, insomma. Era un contatto assolutamente normale, però ci può stare il fischio. Secondo fallo per Ramsayer. Vediamo se Udez interverrà dalla panchina. Un altro cambio nelle file del Friburgo. Con l'entrata di Eric Fong, se lo pronuncio bene il nome del giocatore svizzero proveniente dall'Alaska Fairbanks nella seconda NCAA. Wes Molteni. Tanto è entrato l'altro ticinese, Roberto Kovac. È entrato anche Kovac, eccolo qua in difesa su Jone. Con Sayer. Wright che recupera la palla. Molteni e da fallo di Maruotto. Sta facendo fatica il Ginevra a trovare linearità nei suoi attacchi. Sì, non riesce. Il Friburgo si chiude molto nell'area e loro si ostinano un po' troppo a cercare comunque la penetrazione quando potrebbero trovare degli scarichi per dei tiri da fuori. I tiratori li hanno. Intanto, logicamente, Ruggià toglie Ramsayer, che ha due falli e mette di nuovo due falli del primo quarto. Generalmente si toglie il giocatore che li commette. Wright contro Louison, entrato per il Ginevra, poi la top scorer Williamson che prova a prendere James. Si muove nella zona pitturale. Buona difesa qua da parte dei Leoni. Sotto canestro si fanno valere, ma è a livello periferico che stanno subendo su ambo i fronti la Friburgo. James vuole Maruotto, lo trova, viene raddoppiato nell'angolo, si riapre per Louison. Eccolo qua Steve Louison, uno dei tre fratelli Louison. Arresto e tiro per lui, che però più che un tiro è un vero e proprio lancio della pietra. Uno dei tre fratelli Louison, e ricordiamo anche dove gioca uno dei tre. Eh beh sì, nel Lugano è un giocatore che sta crescendo molto, è il più giovane dei tre e sta crescendo a vista d'occhio. Grande fisicità, si ricorda di lui, uno schiacciatone tremendo in un derby contro il Massagno. Sì, sì. Re delle schiacciate è anche Couture, effetto la rimessa, ricordiamo. Giocatore capace di pregiarsi di un titolo di campione d'Europa nel 3 contro 3 con i colori della Svizzera. Kovac, arresto e tiro, uscendo dal blocco, e questo era Roberto Show Kovac che ama tanto. Sì, bello, però errore gravissimo di Jonen, che è passato dietro al blocco. Assolutamente. E quando lo fai, quando marchi uno come Kovac, è un errore. Letale, non è un errore, ma è devi un erroraccio. Il blocco. Louison. Maruotto e la difficoltà enorme del Ginevra di andare a canestro. Casadi sta dominando Friburgo questo video di partita. Si sta facendo una difesa molto flottata, stile anni 60, se così possiamo dire, che però sta dando i suoi frutti. Chiudono l'area, sono in 5 dentro l'area. E se non ti entra il tiro da fuori diventa difficile. Più adesso Rudez, dopo l'inizio con le polveri bagnate di Mlađan, ha deciso di toglierlo anche dal terreno. E comunque Mlađan è un giocatore che magari ti sbaglia 5 tiri, ma averlo in campo ti dà sempre quell'opzione e ti tiene sul tiro della difesa. Se lo togli, chiaro che la difesa può maggiormente concentrarsi ancora di più sul lavoro certo. Però è un rischio contro il Ginevra, perché è una squadra che ti può mettere una striscia di 4 o 5 canestri da fuori consecutiva e rientrano subito in partita. Williamson, il top scorer, come detto, dell'Olympic, giocatore arrivato dalla Finlandia, dal Kovot Kouvola. Conoscevi questo club? No, anch'io. Onestamente no. Non so se lo conoscono anche in Svezia.
Maruotto, Finlandia spero di sì. Rimessa per Maruotto. Jonek che vuole il blocco di James, viene letto da Kovac, allora si va per James. Maruotto, lo scarico. Ovviamente Maruotto dai tre punti, si alza tutta la panchina di Ginevra. Questa è un'ottima azione, penetrazione, la difesa si chiude ancora di più. Scarico molto tempestivo, scelta giustissima e canestro da tre. Letta bene perché un giocatore del Friburgo era caduto ciampando in James e da lì tutte le rotazioni in ritardo sulla buona lettura dell'attacco ginevrino. Rimbalzo offensivo conquistato da Andrea Williamson. Energia portata dai 202 centimetri dello statunitense James. Trocutura James. Però 25 punti subiti e finisce qua il primo quarto. Vediamo il tiro di Casadi che finisce direttamente nelle mani dell'arbitro Clivà. Sono troppi in una finale di Coppa. E evidentemente questo è il primo dato che deve far riflettere Rudez. Sì, è stato fatto qualche, diciamo, qualche palla persa di troppo che ha permesso qualche contropiede facile a una squadra che normalmente non ne fa. E poi comunque percentuale altissima, qualche, anche rimbalzi d'attacco. Il Friburgo, adesso abbiamo discusso tanto del Ginevra, però il Friburgo sta giocando bene, sta giocando un'ottima partita. Ha visto coach Petar Aleksic baciare la palla, la scaramanzia rimane elevatissima. Abbiamo visto oggi le ragazze del Riva, dicevo, con delle calzette messe apposta per la finale di Coppa. Non so se le rimetteranno ancora, le useranno nei playoff, di sicuro finiranno nel libro dei ricordi tanto quanto la medaglia. Ah, ma certo, certo, queste sono le belle cose, i riti, le scaramanzie del basket, le routine pre-partita, tutto quanto, tutte cose che ci sono in qualsiasi sport. E hai mai avuto oggetti scaramantici? Io? Sì. No, ogni tanto ho in tasca una fish del poker di Las Vegas, però niente di più. Diciamo che più gesti scaramantici... Tu eri il re dello spogliarello, iniziavi giacca e cravatta, finivi in canottiera. Sì, ma adesso queste cose qua, anche nelle due occasioni che ho avuto di essere allenatore, non le faccio più, insomma, quando si ha una certa età non puoi fare certe scene da baraccone. Allora, l'occasione durante questa pausa di riordinare le idee, ma soprattutto utile per Rudez, che ha già speso un time out per non spendere un secondo, e due a disposizione ai primi 20 minuti, perché Friburgo per il momento sta dominando il confronto. Casadi, Kovac che gli chiede vieni dalla mia parte, e gioca il pick and roll, lo gioca a doppio con Couture, ancora Casadi. E sono passati a zona il Ginevra, mi sembra aggressiva, però zona 3-2. Sì, anche se Jonet ha seguito sul taglio, sì, no, ha fatto una sorta di match-up. Ha fatto il movimento giusto dal zona, cioè l'uomo dal lato opposto della palla deve andare sotto a chiudere per il rimbalzo lungo, anche se Jonet non è l'uomo ideale per far questo, perché può fare qualsiasi taglia fuori, che qualsiasi che va a rimbalzo d'attacco glielo porta via dal di dietro. D'altro canto è alto 1,70, fa della velocità, dell'esplosività la sua forza, non può ovviamente fare dell'altezza sotto canestro un'arma principale del suo stile di gioco. Maruotto la rimessa, Maruotto che porge la pallone a Ingram, eccolo qua Jonet, ancora per Maruotto, vuole la palla, la riceve sotto canestro Humphries, fuori nuovamente per Jonet che con la sua esplosività va a trovare probabilmente due tiri liberi, ma probabilmente non lo so, però è stato un errore di Kovac, no, che è stato rimessa laterale, è stato troppo alto sulle gambe, mentre che Jonet comunque ha fatto la scelta sbagliata, perché è andato in penetrazione quando aveva tre metri per tirare, e poi l'errore l'ha fatto Kovac e gli ha regalato un fallo. Jonet nuovamente, passaggio per James che si ruota dentro, si inarca, non riesce ad appoggiare,
rimbalzo per Williamson, la ripartenza del Friburgo con Casadi, ma fallo di sfondamento e la gioia di Jonek, lui che eredita questo sfondamento. Beh, sarebbe da rivedere, ma mi sembra giusto comunque. Intanto è uscito colui che ha commesso il fallo, vale a dire Casadi. Secondo fallo per Jonathan Casadi. Dopo anche qua si vuole evitare già nel corso del secondo quarto che salga a quota 3. Miljanic entrerà anche lui a breve. Ingram contro Wright, il blocco di Humphries, pessima lettura qua sul pick and roll. E allora azione nata male, finita peggio con la palla per il Friburgo, gestita nuovamente da Wright. Ora Wright, Kovacic ha spazio, può piazzare la sua conclusione, va sul ferro. Roberto Kovacic letale quando esce dal blocco, qua ha dovuto girarsi leggermente, non proprio uno dei suoi tiri, ma giustissima la scelta perché era libero. Ma è una scelta giusta. Ma sai, l'importante è sempre fare le scelte giuste, poi puoi sbagliare, puoi segnare, ma comunque se fai la scelta giusta, a lungo andare la percentuale sarà maggiore rispetto al caso che se non la fai, insomma. Ingram. Ancora Ingram, lo scarico per Ramsayer che cerca la percussione, si palleggia sul piede. Circolazione che porta Ingram per la tripla dall'angolo per il Ginevra che torna a meno 10. Il time out subito chiamato da Aleksić. Sta cominciando a trovare qualche conclusione il Ginevra, ma soprattutto deve trovare la difesa, perché la percentuale al tiro, cioè Ginevra statisticamente nel campionato svizzero è una delle squadre che hanno una maggiore differenza fra la percentuale di quando giocano a Ginevra e quando giocano in casa, dove hanno i tabelloni attaccati su un soffitto altissimo, quindi molto molli, rispetto a quando giocano sugli altri campi. Quindi segneranno meno del solito, e se segni meno del solito, se vuoi vincere devi difendere la palissiano. Sei riuscito a captare qualcosa dal time out? Poco. Parlava di schemi d'attacco, di esecuzione, e poi ha disegnato uno schema, ma non si è visto poco, onestamente. ...8-0-9 ancora da giocare in questo quarto appena iniziato. Kovac, Ginevra però ha dato i primi segnali di reazione in una partita fin qua controllata da Friburgo. Wright, resto e tiro forzato ma riuscito. Ancora una volta troppo spazio ha lasciato la difesa del Ginevra, che intanto commette un'infrazione di passi. Cioè un giocatore fuori dalla riga dei tre punti in posizione di tiro. Sai che stavo per dire, adesso rientra Mlađan, guardo in panchina cosa fa Rudez, ecco Dusan Mlađan che si appresta a tornare, anche perché è già parecchio che è in panchina, adesso ha bisogno di nuovo in attacco dopo questa palla persa, dopo quest'altra forzatura, ha bisogno nuovamente sul terminale numero uno, non adesso, solo top scorer. Adesso deve entrare in partita. Molteni. Vai con Wright prolungato dentro fuori fino al fallo di Ingram, ma si voleva il mismatch con Ingram piccolino finito su Molteni, giusto continuare a insistere su di lui. Vedete, c'è stato lo scambio sulla marcatura, Ramsayer un lungo sul piccolo Wright, Molteni ha giusta ragione, lo si è cercato sotto essendo molto più alto. Lui ha cercato la palla ma no, non ci è riuscito, c'è stato il contatto. Molteni e poi è uscito dalla riga. Piede sulla riga e dunque palla che va nuovamente a Ginevra. Ingram
Sempre Ingram, Humphrey. Wes Molteni, stoppone, svitando le lampadine della palestra della Salle Sporthall. E Ramsayer che però poi punisce Wright per il tentativo che porterà a due tiri liberi di Nathan Jurkovic. Sta girando molto i suoi effettivi. Aleksić sta cercando di mantenere alta l'intensità difensiva. Sta sfruttando molto la panchina. Sta sfruttandola molto, la sta usando bene e tutti danno qualche cosa. Come Jurkovic, che in questa occasione, anche se penso avrebbe dovuto segnare, però ha subito un fallo da un uomo importante come Mlađan e quindi ha comunque portato qualcosa di positivo. Arriva poi a due tiri liberi. Giocatore di doppio passaporto svizzero francese, arriva dalla Vilara. Vilar, che ricordiamo è stato storicamente un po' la cantera dell'Olympique, ma parlo soprattutto negli anni 90, dove uscirono, per intenderci, i vari Aaron Braseco, Patrick Kohler, che hanno scritto le pagine più belle dell'Olympique degli anni 90, poi hanno scritto pagine altrettanto belle anche con i colori del Lugano, ricordiamoli, presenti nella prima Eurolega organizzata dalla ULEB, dove Lugano era parte integrante della nascita della prima Eurolega e riuscì in 10 partite a cogliere anche 3 grandi successi contro lo Zalgiris Kaunas, le Estudiantes di Madrid e lo Zadar. La conclusione di Maruotto sulla Ferro, il rimbalzo di Miljanic. Questa era un'ottima azione del Ginevra, un buon tiro, però non è entrato. Ma se continuano a fare queste scelte va benissimo per loro. A lungo andare daranno i risultati. Molteni sul Ferro e il rimbalzo ancora di Jurkovic, che si rende utile per la seconda volta. Casadi nuovamente sul Ferro, adesso il Friburgo che litiga nelle conclusioni da fuori. Deve approfittare il Ginevra per rientrare dunque il più possibile a contatto con gli avversari a livello di risultato. Beh, adesso il Ginevra sta chiudendo molto l'area, anche sapendo delle recenti difficoltà avute contro la difesa zona al Friburgo, che sbagliano tiri aperti, perché erano tiri scelte anche giuste quelle che hanno fatto Molteni e Casadi nelle ultime due azioni. Maruotto contro Miljanic, vuole l'uno contro uno Maruotto. Assiste Maruotto, buona la difesa di Miljanic, con un po' di fortuna però Maruotto completa il suo lavoro. Wright, che è stato messo spesso lui su Mlađan, sono a zona 3-2. Wright in percussione, spacca la zona, però poi passa la palla a nessuno. È una palla persa, ma la palla mi sembra che sia ancora del Friburgo. Sì. Avranno però 10 secondi per andare al tiro. Torna Williamson in campo. Inizieranno i playoff settimana prossima. Queste due squadre ovviamente partono tra le candidate per un campionato, però che con Neuchâtel, con Monté, con Lugano stesso non è così facile da indovinare come finirà. C'è molto equilibrio e anche Bassagno potrà provare a dire la sua nei playoff alla luce anche delle buone ultime prestazioni, come è successo su gli Star Wings dopo due supplementari. Ramsayer per Ingram, che deve forzare sui 24 secondi e che trova un canestro che però viene annullato da Michailides per lo scadere dei 24 secondi. Tutta la rabbia di Ingram. Beh, questo è un canestro da instant replay che non esiste. Che non esiste. E qua però Rudez, l'allenatore ginevrino, dice: ma il commissario al tavolo sta dicendo un'altra cosa, però la palla era già partita, chiede a lui, dice ascoltalo, parla col commissario. E adesso anche Dusan Blažan va lì e chi va dice: via tutti, voglio parlarci io col commissario al tavolo. Mi sa che concederanno il canestro. Secondo me verrà concesso, vengono allontanati tutti i giocatori. A me sembrava che era partita la palla prima della sirena. Andiamo a rivedere. Sì, sì, soprattutto. Sì, 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 parte ampiamente. Guarda, prima. Infatti è stato concesso. E allora il canestro straordinario c'è. E ben venga, che il commissario al tavolo ha fatto davvero molto molto bene il suo lavoro, è stato molto attento, bravo. Certo, perché io ho guardato e ho visto la luce accendersi, la luce rossa, con il pallone già partito dalle mani. E questo è un canestro che può essere molto importante all'economia della partita, dove Ginevra ha adesso stretto le maglie in difesa ma faticava a trovare la via del canestro. Torna a 6 Casadi, che risponde però con una bomba altrettanto preziosa.
Ramsayer porta Molteni vicino al canestro e appoggia altri due punti. Adesso Ginevra sta trovando l'avere il canestro con, voglio dire, maggiore facilità, ah, no, perché il canestro di Ingram è un'invenzione. Hanno un giusto mix tra canestri in avvicinamento al canestro dall'interno all'area con i tiri da fuori. Non troppi tiri da fuori, non troppi tiri da fuori, giusto mix. Torna James in campo al posto di Kevin Mandemadiamba, che aveva dato alcuni minuti di riposo. E nel Friburgo torna Kovac. Torna al posto di Wright, che non esce molto contento. È proprio Kovac che va alla rimessa. Tanti minuti per Molteni, tra l'altro, sul campo. Partito in quintetto base a lungo sul campo. Miljanić, il fallo di Luisson. Sì, perché ha giocato bene col fisico, poi quando gli è sfuggito ha allargato il braccio per arginare Miljanić. Slobodan Miljanić, il primo tiro libero, giocatore montenegrino. Ancora Miljanić, giocatore tra l'altro molto duro, a volte anche oltre proprio la durezza a livello fisico. Ma lui che non molla un centimetro. Certo, è uno che non molla mai. Grande mentalità. Grande lettura qua di Mlađan, che finalmente si molto, molto bravo a conquistarsi lo spazio e poi a tirare prima che arrivasse l'aiuto, cioè sul primo tempo senza fare il secondo. Molto bravo. Casadi. Blocco di Williamson a Casadi, che bravo che è questo giocatore, quanto mi piace, grandissimo rispetto per lui. Ingram, Ramsayer, che sfugge Molteni, giusta la chiamata dell'arbitro Clivan. Sì, dicevo di prima, la conclusione di prima di Casadi, perfetta, lui legge il pick and roll, ti punisce la scelta. Non dico l'errore, perché te puoi fare una scelta, puoi passare dietro, puoi passare davanti, puoi passare in mezzo, puoi cambiare, e lui sa leggere questa scelta e te la punisce. Ed ha preso in mano Friburgo, certo, a livello offensivo dopo la canestro di Ingram sulla sirena, la bomba in reazione, questi attacchi. Mlađan, compagno di Casadi nazionale. Mlađan, il fallo su di lui. Ci saranno tre tiri. Grande stagione anche per il fratello di Dusan Mlađan, top scorer lui a Ginevra, top scorer Marco Amonté, giocatori molto diversi sicuramente, però due fattori determinanti. Certo, per due diversi, hanno però tutte e due il senso del canestro, anche se giustamente, come dici, in modo diverso, cioè con scelte di tiro diverse, sono tutte e due tiratori. Adesso Dusan Mlađan che sbaglia un tiro libero, quando usciamo sicuramente c'è la pioggia. Vabbè, ma certo. Mette il secondo, se ne sbaglia. Se avesse sbagliato anche il secondo, c'era neve, neve, esatto, o grandine. Meglio la neve. Ecco il terzo tiro libero di Dusan Mlađan a segno. Per il cecchino, le bomber. Right. Si rimane lì con Friburgo che non riesce più a scappare sopra i 10 punti, ma Ginevra che non riesce ancora a tornare a contatto. Kovac costretto a forzare, Mlađan prende il ribalzo, fallo tutta la vita di Couture, carpionato non tanto il pallone ma Dusan Mlađan. Ecco, adesso che Aleksić potrebbe aver riaperto la partita togliendo Casadi, perché è un momento importante, sono abbastanza due o tre azioni male impostate che il Ginevra è lì. E Mlađan, sbagliato il tiro libero, poi però ne ha messi tre consecutivi. Beh, è già lì. Portare Ginevra a 5 punti, due possessi, sono già col meno 6. Eccolo lì.
il quarto libero filato e time out di Alexis, che ha sfruttato benissimo la panchina, ha tenuto alta l'intensità, ma non può privarsi nel momento. In queste partite certi giocatori devono giocare 38 minuti se non 40. Nel momento me. Dove oltretutto il Ginevra ha ritrovato fiducia offensiva. Poi puoi usare la panchina, puoi usare gli altri, però certi giocatori devono stare di più sul terreno. Uno come Cazzati, insomma. Ne approfitto per chiederti che cosa manca, se manca qualcosa per te a Lugano, per poter dire la sua nei playoff. Proprio con queste due squadre, Neuchâtel Monté, che sarà, noi ricordiamo, la prima degli avversari, il primo ostacolo da superare. Ma io vedo come stanno lavorando i giocatori, come sta lavorando il coach, e mi verrebbe da dire, anche se però essendo parte in causa, essendo dentro dall'esterno, lo direi a occhi chiusi, che non manca niente. Perché è una squadra nuova, non dimentichiamo che rispetto alla scorsa stagione c'è solo Stokalper come giocatore e Juraj Kozic, che però non giocava mai l'anno scorso. Manca forse un po' di esperienza, ma però questa la si acquisisce cammin facendo e i giocatori migliorano a vista d'occhio. E quindi sono molto fiducioso, anche perché la formula dei playoff, cioè due partite una, permette fuori, sempre, vincendo in una delle due iniziale in trasferta, certo, di avere l'ipotetico match ball in certo casa. Il vantaggio del campo c'è solo se arrivi alla quinta partita, e non è detto che si arrivi alla quinta partita, bisognerebbe vincerne una delle prime due o magari anche tutte e due. Però come detto, il Monté è un avversario forte, non sarà facile, sono due squadre che si equivalgono e quindi divertiamoci. Ingram per una nuova azione offensiva della Ginevra dopo una palla persa dal Friburgo, e Ginevra che si sta pian piano avvicinando all'Olympique. Mlađan, percussione ottima di Mlađan, l'ottima lettura, altri due punti, è entrato in temperatura, e se Mlađan entra in temperatura diventano guai per la difesa avversaria. Un possesso di differenza, tre punti. Wright, Williamson, Wright. Quasi infrazione di passi, quasi anche sfondamento, azione che con molta fatica arriva al tiro, ma il Friburgo qua ne ha combinati di tutti i colori. Siamo entrati in quella fase che diciamo dove il Friburgo si spegne. E guarda caso che queste fasi succedono spesso, e quando succedono Casati non è in campo. Adesso c'è una palla recuperata, Kovac, il fallo. Ci saranno due tiri liberi, va dato il fallo antisportivo addirittura, dunque qua tiri liberi e palla a metà campo che aiuta il Friburgo in questo momento difficile del confronto prima della pausa centrale. Non saprei se sia fallo antisportivo. Secondo me no, perché ha cercato la stoppata, ha cercato di fermare il giocatore. Ha cercato la stoppata, non ci è riuscito e dovrebbero... No, sì, no, no, visto no, così no, tutta no, la vita, no. Chiediamo come scusa. Si dice, parola torna indietro. Assolutamente, chiediamo scusa, scelta perfetta, corretta, e noi ci diamo una bella... Bravo, campo. No, bravo l'arbitro, perché noi ci siamo accorti nel replay, lui no. Sì, ci diamo una bella sberletta sul copino. Ecco, l'attacca retrone se l'è data per davvero anch'io. Andiamo a Michailides, quel che è di Michailides. Kovac, un punto su due, e come detto poi rimessa ancora per l'Olympique con Couture. Wright davanti a sé, Ingram, Williamson, tiro forzato, Ramsayer, senza Casadi e senza Miljanic, manca la lettura offensiva dell'Olympique. James per Ramsayer sul ferro, bravissimo Roberto Kovac a impossessarsi del pallone, si scontra Ramsayer. Però il Ginevra non ne sta approfittando. No. Wright vuole pick and roll, poi cambia strategia, cerca sotto Williamson che perde il pallone. Stanno attaccando male entrambi adesso. Eh sì, stanno prevalendo le difese. Ed è difficile dire se sia più merito delle difese o demerito o colpa. C'è merito della difesa, però le letture offensive non sono proprio lineari. Molte scelte sbagliate, tiri presi frettolosamente.
da ambo le parti. Adesso vediamo se Ginevra cercherà Mlađan, che è Mlađan con Maru on fire, è caldo, ha appena segnato diversi canestri consecutivi. Va a prendersi lui la palla ad Dusan Mlađan e va in percussione e va a trovare due punti. Basket è uno sport semplice, bisognava dargli la palla a lui, è on fire, l'ho appena detto, è caldo. Bravissimo Molteni per Wright, palla sotto per il movimento provato da Jurkovic e poi è Wes Molteni, Ticino on fire su ambi versanti. Sta trovando conclusioni importanti Molteni, sta giocando molti minuti e bene. Engram per Dusan Mlađan, sotto per James, cerca l'uno contro uno, arriva al raddoppio, deve scaricare possibilmente Ramsayer. Molto bravo, molto bravo, questo è un grande uno contro uno. Grandissima percussione di Ramsayer, bravissimo. Non era facile in mezzo al traffico, un'azione laboriosa di James. Avremo l'ultimo tiro del primo tempo, Wright della prima metà. Vuole l'ultimo tiro Wright, se lo prenderà lui o qualcuno in via periferica è tutto da vedere. Lo prende lui e lo mette, e lo mette e dà un po' di ossigeno all'Olympique, anche se c'è un time out e c'è ancora un secondo di gioco. Dà un po' di ossigeno, l'Olympique ha messo il naso davanti per 20 minuti, però stava per andare alla pausa con solo i due punticini. Eh sì, mo sarà difficile che il Ginevra riesca a fare qualcosa. Ha fatto due secondi bene. E nove. Sì, ha fatto bene a chiamare il time out, perché se no era sprecato, ce l'aveva e quindi ha fatto bene a chiederlo. Però la rimessa sarà dal fondo, non come a fine partita dove che hai la rimessa in zona offensiva, quindi sarà difficile. Solita domanda Renato, 3 secondi, 2-9, cosa fai? Lancio lungo con il rischio di perderla e poi dopo magari hai una nuova rimessa, ma sai, se fai il lancio lungo che perdi la palla, che la palla esce, che non la tocca nessuno, la rimessa l'eventuale sotto canestro. Rimessa per il Friburgo è in attacco sotto oppure canestro. Passaggio corto, ma io farei Ave Maria. No, fare passaggio corto, due palleggi, un tiro. Puoi comunque arrivare a tirare da poco oltre metà campo. Facile da dire, difficile da fare. Per quello che dico, che sarà difficile. Poi sei Stephen Curry, puoi permettertelo. Ma forse in queste occasioni magari nemmeno lui. Certo che ha più possibilità. Anche se quest'anno l'abbiamo visto. Dopo lui rispetto a quelli del Ginevra. La straordinaria stagione dell'anno scorso, per esempio contro Oklahoma, l'abbiamo visto. Una partita incredibile, andatevi a vedervela su YouTube dove potete... quella partita è ancora lì, ha messo canestri da 10 metri, da 11 metri, da metà campo e tutti nei momenti caldi decisivi della partita. E allora vediamo cosa si inventa Rudez. 3 secondi. Il Friburgo credo che non possa commettere fallo perché è in bonus. Esattamente. Ginevra potrebbe farlo, ma è in attacco, quindi non lo farà. La palla non viene data al giocatore più veloce in campo. Allora vediamo se arriva al lancio lungo, come immaginavo. Eh sì, un lancio comunque lungo. Anfre, 3 palleggi, zona 3 punti, sulla sirena. Buona lettura e quasi canestro. Eh sì, due palleggi, ne ha fatti addirittura 3 di palleggi e ha preso un tiro per finire... da poco oltre la linea dei 3 punti. Noi invece ci prendiamo un quarto d'ora di pausa in questa lunga giornata dedicata al basket che, ripetiamo, ci ha già regalato un'emozione straordinaria con il successo della Riva nella finale femminile, una vera e propria impresa, una partita che, se non vi è capitato di vedere, vi consigliamo di andare a ricercare. Oggi si può, tornando indietro sul vostro televisore, e riguardarvela. Partita che ha fatto storia, che fa scuola e che ha regalato mille emozioni. Qua più 5 Friburgo. A più tardi.
Rieccoci in collegamento da Friburgo. Renato Carettoni, ci hanno appena portato le statistiche dei primi due quarti: 42 a 37 per l'Olympique, 19 rimbalzi per il Ginevra, 18 per l'Olympique, e più o meno ci siamo, anche se ha qualche rimbalzo in più la Ginevra a livello offensivo. Le statistiche vedono 4 su 13 dei 3 punti per la Ginevra, 5 su 14 per l'Olympique, anche lì più o meno ci siamo equilibrati dopo l'inizio tutto di marca friburghese. 36 tiri contro 31 presi dalla Ginevra, forse questo è un po' il dato su cui riflettere. Ginevra che ha tirato 5 volte di più, ma in seguito di 5 punti. Eh sì, ha tirato 5 volte di più, però la percentuale è minore. Abbiamo il Friburgo col 48% del campo e il Ginevra col 40%. Due soli giocatori in doppia cifra, Mlađan pur non realizzando neanche un canestro da 3 punti con 10 punti e dall'altra parte Kazadi con 12. Però l'impatto maggiore sulla partita per me è di Ramsayer, che ha messo un 4 su 6 da 2 e soprattutto ha catturato 9 rimbalzi. Allora, tutto pronto per ripartire. Rimessa di Mlađan Ingram. Si riparte con il quintetto base dell'Olympique, mentre dall'altra parte Ginevra vede il quintetto iniziale, ma senza uno dei suoi stranieri, con Maruotto. Senza Humphrey e con Maruotto. Sì, ci sono Mlađan e Maruotto assieme sul campo, proprio per sfruttare il fatto che il Friburgo chiude molto l'area in difesa, quindi con il loro tiro da fuori potrebbero essere molto importanti. Wright, questo tiro sul ferro, prova a volare Molteni, ma palla a terra nelle mani dei ginevrini con la rimessa laterale. Quanto conta l'esperienza di giocatori come Dusan Mlađan, abituati alle finali in una partita che si sta delineando punto a punto? Conta moltissimo secondo me, perché Mlađan è quel giocatore. Grande azione di Maruotto intanto. Bravissimo, perché può sbagliarti anche 7-8 tiri, ma che poi nei momenti decisivi si prende la responsabilità come se li avesse segnati, ed è spesso e volentieri li mette quelli decisivi. Wright. Quindi Kazadi stoppato da James, ma viene chiamato il fallo. Disperato la sua. Rivediamo. Mimica James. E credo che abbia anche ragione. Sì, sì. Peccato, pulita la palla. Juan, Morris, James. Kazadi sull'altro versante, Lunetta. Sbaglia. Su 9 della Lunetta per lui. Anzi no, scusa, era... ha sbagliato ancora, di fatto. 0 su 2 della Lunetta, erano 5 su 8, erano i tiri da 2. Però il possesso è del Friburgo, sì. Ginevra non ha controllato il rimbalzo. Quei primi tiri liberi della partita per Kazadi, entrambi sbagliati. Wright alla rimessa. Williamson, poi nuovamente Kazadi. Ora cambiano uomo, vedremo la scelta di Kazadi, che questa volta non è molto giusto perché ha tirato in faccia col giocatore molto più grande di lui. Maruotto, che qua è graziato da questo fallo perché si è letteralmente incartato volando con la palla in mano. Ecco, ma questo vorrei dire, no, non è bello dirlo, però posso dirlo lo stesso, che gli sta bene al difensore, perché vogliono sempre fermare col fallo le situazioni di transizione quando certe volte si possono fermare, come in questo caso, senza commettere il fallo. È diventata una moda. Maruotto per Ramsayer, secondo me che prendere lo sfondamento, li stanno semplicemente fermi. Ramsayer, Ginevra meno 3. Meno 1 adesso.
per la prima volta da inizio partita praticamente a contatto con l'Olympique. Vedremo se arriva al sorpasso, che è sempre importante quando insegui. Ah sì. Casadi, Wright, Williamson, canestro, no, c'era un possibile potenziale gioco da tre punti, fallo e in lunetta André Marcel Williamson. Eccolo qua, il 29enne David Ramsayer. Ginevra, squadra più esperta anche con età media, nessun giocatore sotto i 22 anni tranne Justin Soglio, 16enne, che però difficilmente vedremo in campo. Squadra matura, esperta, non vecchia. Sì, sì, perché sopra i 30 anni Ingram 31, Otare, Deki, Akbawe 34, anche lui però lo vedremo in campo soltanto se succede qualcosa di clamoroso, stile un asteroide che arriva qua su Zurigo. Rajana, dai tre punti! Si sblocca il frombogliere per eccellenza del nostro campionato con la prima conclusione e dal sorpasso. Tre punti e dal sorpasso a Ginevra. Miljanic, Molteni. Questa è la forza di un giocatore come Dusan Mlađan, che ha trovato le alternative alla sua conclusione dai tre punti con le percussioni nelle prime due quarti. Nel bene e nel male, quello che è passato è passato. Lui pensa sempre alla prossima azione, non va oltre, ma non retrocede neanche di un centimetro di quello che è passato. Veramente è concentrato sul presente, come si dice. Cresciuto nell'Arvedo, ma soprattutto cresciuto con il papà, che è stato capocannoniere del campionato jugoslavo. Arrivò a Bellinzona, Milan Mlađan, nella stagione 1991-92 con Davis, Pat Duran, erano tre stranieri in rotazione, anno che si aprì con Charlie McCormick come allenatore, poi arrivò Pino Gergia, poi Giovanni Venuto, poi tornò Pino Gergia. Milan Mlađan, davvero e proprio grande tiratore. Miljanic, la risposta ai tre punti. Errore di Maruotto nella zona 3-2, questo tiro non devi concederlo, perché proprio nella tua zona devi essere concentrato. Ramsayer bravissimo a resistere fisicamente a tre burgundi che cercavano di bloccarlo. Casadi, Wright, Molteni e il fallo chiamato a James, che si arrabbia su Miljanic. E per chiudere il discorso, dicevo, quante ore passate in palestra assieme a papà a tirare, a tirare, a tirare. Lui è proprio un tiratore naturale, ce l'ha nel sangue. I sacrifici, opportunità per ricordarci nuovamente il meraviglioso successo del Riva di oggi, proprio dentro quei sacrifici, che non è quello che si vede oggi in diretta, ma è tutto quello che ci sta dietro. Soprattutto nella pallacanestro femminile, grandi sacrifici, perché non c'è la motivazione economica, c'è proprio piacere, la passione. Il piacere di giocare e di togliersi grandi soddisfazioni, poi sono cose che ti ripagano dei sacrifici. Wright, qua gli hanno aperto un'autostrada, hanno aperto i caselli, gli hanno regalato il telepass, la vignetta, tutto quanto, e lui ha segnato. Chiudo l'Olympique. Ingram. Mlađan sul ferro, la palla poi non rimbalza dentro. Casadi come una piovra con i suoi tentacoli recupera la pallone. Wright stava per perdere sull'altro versante, ancora Wright, poi pick and roll con qualcuno, cerca di servire dentro Williamson, va per via laterale con Miljanic, forza la conclusione. Mlađan, il rimbalzo, lotta ticinese, lo toglie a Molteni, è un nuovo fallo di quelli che tu dici, per fermare le transizioni. Che io odio, perché cioè sì, certe volte bisogna farlo, quando, però farlo sistematicamente senza nemmeno tentare di difendere, innanzitutto per me è fallo antisportivo.
ecco, però non, poi... non viene interpretato così. Guarda caso era anche Nigna Nicine poi... precedenza su Maruoto, terzo fallo per lui, poi sono anche falli abbastanza pericolosi, perché ti puoi far male su questi interventi fuori tempo scoordinati. Certo, ma facendo questi falli te arrivi alla fine dei quarti che non hai più falli da spendere quando ti servirebbero veramente. Eh sì, vai a accumulare il famoso bonus di 4 falli per tempo. Jonè che scivola, ma lui è altezza palla, dunque la buon giocoliere del suolo recupera il possesso del pallone, sbaglia Maruoto, Wright. Questa era un'ottima azione. Tocco di Williamson, Casadi. Ora nuovamente una pick-and-roll con Williamson, lo scarico per Molteni, a cui è concesso spazio, Molteni per Williamson. Sta pasticciando parecchio in questo confronto. Qui è stata un'ottima lettura di pick and roll da parte di Casali, che ha passato la palla a Molteni, ma Molteni doveva darla immediatamente sotto, quasi come fosse un passaggio solo di sponda, tac tac. Solo 3 punti per Williamson, che vedete qua inquadrato, non è entrato per nulla in partita, 1 su 6 al tiro. È chiuso molto bene, persa. Chiuso molto bene dalla difesa del Ginevra. Lajan per Maruoto, vuole il blocco per Lajan, grave difesa comunque di Wright su di lui, e difatti gli carpisce la palla. E i grandi tiratori come Lajan, che sono sempre un po' magari anche alti sulle gambe, soffrono quelli più la piccoli. Marcatura di un piccolo, soprattutto se è aggressivo come sa esserlo Wright. Non è grande lettura, l'assist al bacio, il canestro di Humphrey. Perfetta parità. Wright, Miljanic dai 3 punti sul ferro, Lajan al rimbalzo, Jonè nuovamente. Adesso c'è Kovac su Lajan, Jonè però si inventa un'entrata che per sua fortuna lascia la palla da Ginevra. Lajan contro Kovac, Lajan che forza e prova la fallo dell'altro ticinese. E l'ha capito Lajan, non c'era Wright, voleva prendersi il tiro, voleva. Ah, trovo strano, poteva anche dare i 2 tiri, i 3 tiri addirittura, sì, perché aveva iniziato l'atto di tiro. Adesso nuovamente Wright su Lajan, va in percussione James, si muove molto bene. Venuto molto bene il piede fermo, perché era a rischio passi ma non li ha commessi. Stava scivolando, è stato bravo a restare in piedi. Wright, Contura che porta il blocco, Wright. Ottima difesa, va detto di Humphrey. Si lamenta Wright. Jonè. James. Lajan ancora contro Kovac. Vuole il blocco di Humphrey, lo tiene. Va in percussione perché esce Molteni. Grande lettura di Dusan Lajan, perfetto. Già una partita iniziata male. Poi dopo però stesso sta facendo una grandissima partita, non grande, grandissima, letture perfette, lo marcano vicino per non farle tirare, va in penetrazione, destra, legge, sinistra, legge uguale. L'aiuto, legge l'aiuto, se l'aiuto è lontano, esatto. Se l'aiuto è lontano ti fa il tiro in controtempo. Sì, se Molteni non usciva con lo step out classico arrivava il tiro, lui è uscito e allora va dentro il primo. Arriva un aiuto, scarica, certo. Perfetto, un orologio. E Ginevra che inizia a fare un piccolo solco, sono ancora pochi punti di margine, ma dopo aver rincorso tra 25 minuti, 26. Adesso è stato adesso... in doppia cifra di svantaggio, essere davanti, anche se solo di 4, adesso è un momento importante per il Friburgo, perché quando subisci la rimonta e il sorpasso devi riuscire a fare il controsorpasso. Dopo, come si dice, l'inerzia della partita potrebbe ancora cambiare, altrimenti è molto duro. Kovac 1 su 2, è un po' come nel ciclismo, quando ti arriva da dietro qualcuno in montagna ti raggiunge,
è una delle cose e più poi difficili. Prova a staccarti, se non ti aggrappi poi eh sì. Anche mentalmente dura Mlađan, altra lettura perfetta di Mlađan, questa volta la palla sul ferro, poteva tirare sul blocco, è arrivato Casadi, si è defilato. Aleksić, si lamenta Rudez, a cui viene detto dall'arbitro chi va, alla prossima ti do il tecnico, dunque non ti voglio più sentire così. Ma normalmente la prossima è subito, perché c'è una controreplica, però non lo danno mai, ma posso capire, cioè voglio dire, un arbitro non deve condizionare una partita con le decisioni, a meno che sia una cosa esagerata da parte dell'allenatore, allora è giusto. Eric Fonge. Liberi segnati da lui, importanti per il Friburgo proprio per reagire. Resta aggrappato, la partita è ancora lunga, può succedere ancora di tutto. Assolutamente, due punti, tutti 10 minuti della fine. Sono niente. Il gramma per Jonah. Luisson, Ingram nuovamente, Luisson, la difesa dell'Olympique è qua che ha messo in difficoltà tutta l'azione ginevrina, Humphrey però un buon tiro aperto sul ferro, il balzo di Williamson, la ripartenza di Casadi. Tiro veramente forzato a far arrabbiare Aleksić. E poi fuori, come dicono adesso, fuori ritmo. Sì, forzato soprattutto per quello. Ingram, questo invece è un tiro perfetto dentro il ritmo dell'azione ginevrina. Esatto, no ma quello del fuori ritmo, cioè si vede quando l'azione è fluida è un tiro in ritmo, quando invece non è fluida, farraginosa, è un tiro fuori ritmo, e generalmente quei tiri possono entrare ma è molto difficile, a livello percentuale hanno bassa possibilità di riuscita. Situazione di 3 secondi, palla che torna per il Lions di Ginevra. Aleksić che chiama il timeout a 1.56 da un possibile timeout prolungato che è quello della pausa tra il terzo e il quarto quarto. Non dire so, che io probabilmente non l'avrei chiamato perché non mi sembra così in barca il Friburgo per giustificare un timeout. Però poi se il Ginevra ti fa due canestri e non lo chiami, ecco che interessante, avrei dovuto chiamarlo. È interessante perché vuol dire che lui invece ha avuto questa sensazione. Certo, esatto. Beh, la traduzione è molto semplice, giochiamo da stupidi. Cosa tiriamo fuori dai nostri schemi? Ma qui devi prendersela particolare con Eric Fonge perché è lui che forza il tiro, è lui che va poi in penetrazione complicandosi la vita con due suoi compagni già rimbalzo. Basta chiedere il timeout, chiama, esatto. Esatto. Poi dopo si chiama il timeout che deve dirgli quando lo tira. E lo lascia in campo. Strano. Vediamo se avrà ragione, magari ha ragione. Sì. È riuscito a scuotere la sua squadra con questo timeout più emotivo che altro. Un timeout. Sono timeout chiamati per costruire un attacco, timeout chiamati per cambiare la difesa, timeout chiamati per fermare un'emorragia, timeout come questi, chiamati per far passare un messaggio emotivo semplicemente. Ingram sul ferro, Humphrey non riesce a toccare fuori la palla, allora Casadi. Vediamo sulla sua squadra, quella di Aleksić ha recepito il messaggio. Casadi, lui non lo deve recepire, lui è così nella lettura. Jonet. Luisson. Ancora Jonet. E percussione numero dello scucciante. Jeremy Jonet. 1,70 di esplosività. Canestro pesantissimo. Couture.
Castro sta marcando uno che gli rende 40 centimetri, però Alfred Gordon è stato capace di servirlo, e quello era il giocatore che prima aveva sbagliato due volte di fila, quindi poi magari i compagni non hanno fiducia in quel momento di lui. Non è un mismatch, non è che 1,70 che si ritrova contro Maruotto. Maruotto si trova contro Couture che è 2,03, ci sono 33 centimetri di differenza sotto canestro, non devi esitare un secondo dove mettere la palla. Certo. Poi come hai detto è lo stesso giocatore, già reduce da due corbellerie. E allora vediamo adesso che Alex ce l'ha capita. No, chiama due cambi ma non l'ha capita, lo lascia in campo. Pensavo che uscesse lui, invece rimane. Sì, infatti lui stava uscendo. Stava uscendo lui di suo, era sicuro che lo avrebbe. È bellissimo perché voi vedete quello che viene sempre offerto dalla regia, però essere sul posto è qualcosa di impagabile, perché puoi guardare al di là della telecamera e vedere il giocatore che esce, convinto di dire va bene, sto combinando un po' di tutti i colori, e poi invece deve rimanere in campo, la dice lunga. Afri. Però la partita è lì, sono due punti di differenza, saranno 10 minuti tutti da gustare l'ultimo quarto. Engram va verso la fine del terzo quarto, ancora due possessi dopo questo canestro di Ingram. Il primo inizia sempre il più gol. Lui alla lettura, Calzadi è passato dietro al blocco e lui arresta il tiro immediato. Wright, Casadi, altra buona lettura di Casadi, non entra a tiro ma Couture può prendere il rimbalzo. 4 secondi, deve fare fretta la Ginevra. Ingram da metà campo sul tabellone, e allora si va all'ultimo quarto con una partita totalmente in equilibrio e che si fa fatica a capire, anche se c'è quella sensazione che Ginevra abbia quel margine in più, però siamo lì. Ma soprattutto Ginevra a Blacian, che nei momenti decisivi potrebbe risolvere la partita. Friburgo a Casadi, che lo sta tenendo in piedi comunque. E quindi molto 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 equilibrio, difficile fare una proiezione, fare un pronostico. Sì, si possono dire delle sensazioni, però è facile sbagliare. Si va a uomo fino alla fine, rivedremo la zona. Ma se la rivedremo da parte del Ginevra, questo è sicuro. E sarà e dovrà essere comunque una zona abbastanza, che lascia poco tempo, perché Friburgo comunque i tiratori li ha. Però paradossalmente sbagliano di più quando hanno più spazio, cioè come per esempio contro la difesa a zona, che quando sono marcati uomo a uomo. E questo perché? Perché nella difesa uomo ci sono molti più blocchi rispetto contro la zona, e quindi trovi i giocatori magari più liberi contro la uomo che contro la zona. Allora Aleksić riparte col quintetto base adesso, fine delle rotazioni per iniziare l'ultimo quarto, vedremo quanto poi nell'ultimo quarto decisivo, mentre che Ginevra parte con Louis Saint e John Eng in campo. Sì, ma non c'è Louis Saint adesso, è uscito, c'è no. Ingram con John Eng. No, scusa, però è funzionata bene con John Eng. Con John Eng in campo. Giusto, a continuare. Sta dando molto. Non possono chiaramente con lui cambiare sui blocchi, però anche quando l'hanno fatto non hanno pagato dazio. Right. Molteni, Casadi, e qui Molteni la palla comincia a scottare perché aveva un tiro da prendere, intanto rimbalzo d'attacco senza prendere il ferro,
anche un po' di fortuna, Miljanić completamente solo. Dicevo di Molteni che non ha preso un tiro che doveva prendere, poi l'ha scaricata e chi ha tirato, vuol dire Cazzari, era marcato e quindi ha sbagliato. Poi c'è stato il rimbalzo. La Giana prova a galleggiare in aria, ha dovuto cercare la percussione perché Wright non gli concede un centimetro. Di solito li mette questi, il tiro contro tempo. Bravo comunque. Ancora Wright, Janic, Casati, altra azione laboriosa dell'Olympique. Ha bisogno di quest'uomo, ma non lo trova. Ancora Miljanić. Due rimbalzi d'attacco di fila da parte di Miljanić. E due canestri e gioco da tre punti. E se il primo era dovuto più che altro alla fortuna, questo invece questo l'ha dato a cercare. Bravo. Azione, l'ha cercato. Prendo in mano la sua squadra a livello offensivo in questo inizio di quarto a quarto. Malagian, tre falli richiamato in panchina. Sì, credo che più che per i tre falli, per il fatto di farlo riposare un po' prima del finale. Intanto è uscito Ramsayer. E dentro Maruotto con Ajuna e tre stranieri, tre statunitensi dei Lions. Ingram che continua nonostante la presenza di Jonet a giostrare da playmaker. Humphrey, James, Wright ruba palla, funziona il passaggio per Williamson che arriva puntuale. Il time out di Rodez, giusto perché obbligatorio 6-0, 7-0 per Olympique, 7-0, ma anche soprattutto Ginevra che si è un po' disunito, slegato. Qua nell'ultima azione il Wright ha rischiato lo sfondamento, anzi l'ha commesso, però giustamente non è stato fischiato perché il difensore aveva un piede nel semicerchio. La no chalk zone, la zona dove anche lo sfondamento non conta più, che è quella disegnata dall'arco bianco sotto canestro. Una delle regole introdotte rubandola tra virgolette dalla NBA negli anni. Due basket che rimangono differenti su tante caratteristiche, 48 minuti da una parte, 40 dall'altro, la lontananza dei più da tre punti, ma che cercano sempre di più di avvicinarsi. Si allontanerà ulteriormente dai tre punti anche in Europa? Ma forse in un futuro, forse non immediato. Io credo che la grossa differenza è la difesa illegale. Chiaro. Allora, se nell'NBA dovessero difendere come stasera qua col regolamento NBA, sarebbero stati tirati 57 tiri liberi per falli tecnici di difesa illegale. Però giustamente qua è permesso, è giusto farlo, inutile discutere. Sono quasi due sport differenti? No, forse non due sport differenti, però ci sono delle sensibili differenze. Jonet per Maruotto, quando evidentemente un po' provocatoria la mia. Certo. Maruotto. Percussione, Jonet che esita a prendere da tiro, poi va nuovamente percussione, ma lì sotto le torri non può far altro che scaricare a James che deve forzare un tiro. 24 secondi perché il tiro non ha toccato il ferro. Soprattutto nell'NBA ci sono ancora le palle a due. Non l'alternanza del possesso sulla palla a due, cioè all'inizio dei quarti sì, però solo quello. Casati, Miljanić contro Maruotto, fugge bene Miljanić, grande quarto quarto di Slobodan Miljanić. Brava la squadra a cercarlo. Bravo, hai ragione, perché non è soltanto bravo lui, ma anche la squadra si è accorta di lui. Frazione di passi da parte di Humphrey. E bravo Friburgo che, quando abbiamo detto questo momento delicato della partita, perché Ginevra ha messo il naso davanti, ha saputo reagire. E adesso è tornato
con 5 punti di margine e possesso palla. Ma restano ancora tanti minuti, 7:40 da giocare. Intanto è rientrato Mlađan al posto di Ingram. Ed è però uscito anche Maruol. Right per Molteni. Ed è tornato Mlađan anche perché è un momento difficile a Ginevra e corrisposto con l'uscita di Mlađan. Certo. Al di là del fatto che porta punti, porta anche un'attenzione su di lui alla difesa, liberando spazi agli altri. Certo. Wright per Molteni, che esita, rischia tantissimo. Casati. Per Molteni, in due tempi. 24 secondi, palla non ha toccato, quindi non possono partire in contropiede. Ma ha fatto continuare il gioco anche se era suonato, no? No, cioè se perché prima, ha preso il rimbalzo lui? Prima il secondo rimbalzo. Prende la palla, non aveva toccato nessuno. Ok, Jonet per James. Qui viene concesso il tiro ai 5 metri, lui non lo prende però perché non ha le sue corde, deve andare a fare invece questo tipo di movimento che è il suo, ma è contro una vera e propria grande muraglia, dunque una forzatura. Wright, Molteni, Casadi. Deve inventare qualcosa, se lo inventa ancora Miglianis, perché è stato eseguito male l'attacco con una pick and roll di Molteni che non si è neanche fermato sul blocco. Il difensore è uscito su di lui fuori equilibrio, sì. E lui ha fatto la scelta giusta. È stato bravo da solo a costruirsi giusta lettura. Questi due tiri liberi. Non sta insistendo troppo adesso Rodez con John, che ha esaurito un po' il suo momento brillante, non giostra neanche da playmaker con Ingram che gioca da playmaker. Forse sarà anche telepatia, ma stavo pensando la stessa cosa, lo sta lasciando in campo troppo, togliendo peso sotto canestro. Quella, la partita la devi finire col quintetto base, adesso dovrebbe metterla il quintetto base. Casadi trova contro Jonet, bella canestro, Wright. Conclusione, attenzione al rimbalzo offensivo di Williamson, c'era anche Casadi contro Jonet, impossibile così catturare il rimbalzo. Ingram per Ramsayer, nuovamente Ingram. Humphrey. C'è sul tiro da lunetta perché il fallo è prima sulla percussione. Altra grande differenza con l'NBA. Nell'NBA il movimento continuo viene molto più rispettato dagli anni. Questo era un movimento continuo. Ingram per Jonet. Mlađan braccato dal solito Wright, si inventa il tiro ma è una forzatura. Jonet che trova un rimbalzo perché il pallone è finito dietro, sì, al canestro. E poi va in percussione Humphrey. È un rimbalzo, per il, diciamo così, atipico. Però ripeto, la sensazione è che l'inerzia è passata positiva data anche da Jonet nella Ginevra si sia esaurita. Adesso servirebbe qualcosa di diverso in campo per il Ginevra, che non è lontano da cercare, si chiama Maruotto. Wright per Molteni, lo schiaccione di Wes Molteni. Adesso il Friburgo manca ancora tanto, però si può già giocare per gestire, mentre che il Ginevra non può più sbagliare, adesso deve darsi una mossa. Ma sono un paio di minuti che deve darsi una mossa, ma non se la dà. E allora qua rivalutiamo positivamente il time out per esempio di Alexic in precedenza, che comunque gli era servito, sì, per far passare un messaggio alla sua squadra, era un time out puramente emotivo.
Sì, il classico time out di parolaccia, come li chiamavo. Certo. Sì. Ah, non si dice per dindirindina, caspiterina. Esatto. Allora esce dal time out finalmente reinserendo Maruotto e anche Luisson, oggi sia Brajan che Jonathan. D'altra parte dovrebbe mettere in campo Brajan e Maruotto assieme, giocare molto più larghi, magari giocare con un quattro piccolo, quattro piccoli, un centro solo, allargare il campo così per sfruttare i tiratori ma anche per dare spazio alle penetrazioni, per vuotare un po' l'area, così la intasano ed è difficile entrare. D'altra parte Aleksić veramente fonghe al posto di Miljanić. Sì, è stato lo stesso Miljanić, volersi sedere in panchina, probabilmente ha bisogno anche lui un po' di fiato. Prende operato da parte sua su ambo i fronti, sia difensivo che offensivo. Beh, sì, per mano il Friburgo nel momento più difficile, Miljanić, con quei due rimbalzi offensivi. Però non è un grandissimo difensore, nei minuti finali hai bisogno di 5 difensori che difendono tutti molto, molto intensi e soprattutto tutti assieme nel medesimo momento. Engram, altra forzatura della Ginevra sulla sirena dei 24 secondi. Casadi e Aleksić che dice calma, iniziamo già a usare la testa, a giocare col cronometro, siamo sopra di 9. Wright infatti rallenta il suo operato all'Olympique. Wright va in percussione, errore. Luisson, è il fallo di Wright. Non riesce il Ginevra a sbloccarsi a livello soprattutto offensivo adesso. Non sapere quanti falli ha di squadra il Friburgo, ma 3 per parte. 3 per parte. Sì. Tu al prossimo puoi scattare al bonus. Engram. Una muraglia davanti alla penetrazione provata da Humphrey. Sta forzando tutti i tiri ginevrini. Il fallo di Kovac è del quarto di squadra. E vedi, sarebbero stati solo due, quei due all'inizio di Miljan completamente inutili. Ora sono in buono. Mancano ancora 4 minuti e mezzo. E potrebbe aiutare il Ginevra che certo sta litigando col canestro a trovare punti per rilanciare la rimonta, per rimettere la macchina sul binario giusto, sulla strada giusta. Però Wright investe da Arsenio Lupin, ruba il pallone con Aleksić che ad ogni possesso dice calma, calma, calma. Tanto pronti Vlaca e Jonem ancora. Sì, perché a doppio cambio non ha partorito assolutamente nulla. Sì. Rudez sta raschiando nel fondo del barile della panchina a più riprese per cercare soluzioni. Molteni da 3. Ramsayer. Poi hanno talmente l'abitudine di farlo che lo fanno anche in bonus. E adesso eccolo qua il famoso bonus, eccolo qua i famosi due tiri liberi che possono aiutare il Ginevra, come detto, a respirare a livello offensivo tutte le difficoltà che hanno. Quarto fallo per Wes Molteni. Engram deve metterli entrambi e sbaglia il primo. Il Ginevra, dopo aver raggiunto il Friburgo, forse ha speso molte energie nella rimonta, si è rilassato un po' ed è stata una cosa letale, anche se non è ancora finita, però ora l'inerzia è tutta del Friburgo. 8 punti per l'Olympique che cerca la sua 7ª Coppa Svizzera, manca dal 2007.
la coppa per l'Olympic Friburgo, ed è la solita zona classica 2-3, sì, ed è la solita, quella che ha messo però molta difficoltà a Friburgo nell'ultima di campionato, l'ultima spiaggia, però è l'ultima spiaggia, quando sei sotto di 8 a 4 minuti dalla fine vai con la zona, vuol dire che non sai più cosa cercare. Dicevo, l'Olympique, se dovesse vincere, sono quelle situazioni che ti strappano anche un sorriso. Organizzata la finale della Coppa dal 98 in maniera ininterrotta a Friburgo, una sola coppa vinta nella nuova palestra, poi non c'era verso di vincere alla San Leonard, la si porta a Zurigo dopo 18 anni e la coppa torna magari a Friburgo. Credo che non gli convenga più all'Olympique organizzare a Friburgo più una coppa svizzera per i prossimi 30 anni. Williamson. +10 e torna Miljanic. Certo che se sai Ginevra, diciamo, della zona è ultima spiaggia, ultimissima, perché va bene che il Friburgo non attacca molto bene la zona, ma io fossi nei panni di quelli del Friburgo, mi vedo lì una zona in questa situazione, ma io sono contentissimo. Jone, sono contentissimo che va facendo un favore. E certo, Jone che va laddove è impossibile andare, ma ho detto la l'energia positiva portata da Jones è già esaurita 5-6 minuti or sono, e portarlo in campo adesso non produce nulla. Il problema è che Rudez le ha provate un po' tutte, ma non sa più che pesci pigliare. Se fai la zona e poi lasci questa penetrazione, vuol dire che proprio non ci credi più. E poi oltretutto, se fai la zona 2-3 permette agli altri anche di gestire tranquillamente il pallone 15-20 secondi, far scorrere il cronometro, sei sopra ampiamente. È una situazione in cui ti dico che infatti esce nuovamente Jonneri, mancano 3 minuti e 36, però se il Friburgo non dovesse più segnare non è detto che il Ginevra vinca, perché non so se li farà 10 punti in 3 minuti e mezzo, e adesso sono 11, potrebbero diventare anche 12. E fanno 12. Luisson. Grande difesa ancora di Wright su Mlazan. Deve forzare come tutto la Ginevra, che non sa più che soluzioni offensive trovare. E allora ecco un altro tiro forzato. Non ce n'è più. La partita è praticamente quasi andata già in archivio. Ma quasi direi scritta. Proprio, direi proprio di sì. Proprio perché la Ginevra ormai non ci adesso crede più per prima, non ha più uomo, soluzioni. Ma senza nessuna aggressività, come se fosse una zona. Luisson. Ramsayer Maruotto. Altra conclusione così, come hai detto tu prima, fuori ritmo, sì, mentre Miljanic rimane a terra. Mi sembra che siano 5-6 minuti che Ginevra non segna più. Beh, mettiamola così, Friburgo voleva la doppietta nella Coppa della Lega, ha vinto con l'Elfic di un punto su Lelios, ha perso però la finale contro Monte. Ah sì, oggi la pallacanestro femminile. Voleva la doppietta, noi tutti contenti che vinca tra gli uomini. E beh, visto che ha vinto arriva tra le donne. Eh sì, infatti. No, però tornando sulla vittoria del Riva, è veramente stata una bella pagina di sport, veramente. Una vera propria impresa costruita curando ogni dettaglio, e lo ribadisco, dentro un lavoro che è stato fatto dalle ragazze con il sacrificio giusto e con l'acume di coach Montini, che ha usato anche le ultime partite di campionato per avvicinarsi a questo appuntamento. Riva ha vissuto la finale di Coppa come l'evento, come dicevo, come il Super Bowl, come la partita della vita. Friburgo è venuto a vivere una delle tante partite della stagione e per questo arriva meritato. Certo, è stata una grandissima lezione di sport. È vero, però come si dice, l'appetito viene mangiando e il Riva è nei playoff. Certo. E quindi lasciamoci sorprendere.
non devono assolutamente sentirsi appagati, anche se è una grande vittoria, una vittoria che resta e che niente può cancellare. Questo grande, sono stati grandissimi. 2-38, le ultime speranze per la Ginevra. Flebili. Guisson, Ingram, Mlajan, sempre Franco bollato da Wright, Maruotto. Guisson, Mlajan, il primo tiro aperto da una vita in qua sul ferro. È destino davvero che la finale vada all'Olympique, ma devo dire, grandissima difesa dell'Olympique, se la sta meritando la Coppa. Certo, difeso con intelligenza soprattutto. E qua bene. Andando a colpire i pochi punti deboli del Ginevra. E qua bene, va detto, ha fatto Aleksić, che fin dal primo quarto ha ruotato tantissimo la sua panchina, ha tenuto altissima l'intensità. Scelta giusta, pagante. Ma però sai, Aleksić nella partita singola può fare di tutto, non dimentichiamoci che ha battuto la Russia anche con la nazionale. E che impresa quella. Ma poi in una serie di playoff il discorso potrebbe anche essere diverso, però in una partita singola, cari miei. E che impresa, lo ripeto, quella, che si sottovaluta tanto il basket svizzero. Però quando vedi che batti la Russia, proprio così scarso non sei. Abbiamo certo. Anche due giocatori in NBA. Esatto, e protagonisti, non comprimari, protagonisti. Chissà se riusciremo, sfruttando ancora questi anni buoni, a proporre anche magari una nazionale una volta agli europei. Lo spazio c'è, per crederci. Insomma, sono passati tanti anni dall'ultima volta e speriamo. C'è lo spazio, c'è il materiale, la materia umana per crederci. Certo, devi avere Capela, devi avere Sefolosha, devi avere integro un giocatore come Casadi, ma i Mlajan, i Stokalper, i giocatori che possono davvero Rafael. Una signora nazionale, se ci sono tutti. Possono dire da loro che a livello europeo, per almeno arrivare agli europei. Maruotto, Ingram, entrati negli ultimi due minuti, altra conclusione da lontano di Ingram, che aveva già trovata una, che aveva cambiato la faccia un po' alla partita con Ginevra, che soffriva a livello offensivo. Qua ne trova una, però un po' tardiva. Casadi, Molteni, Iljanic, può perdere solo l'Olympique questa partita. Difficilissimo, anche se dovessero commettere qualche errore grossolano, è difficile che possano farcela. Friburgo che non vince dal 2007 la Coppa Svizzera, dal 2010 la Coppa della Lega, dal 2008 il campionato, dunque un lungo periodo di carestia per Friburgo, calcolando tutte e tre le competizioni nazionali. Poi bisogna dire, vinta in modo limpido, l'arbitraggio è stato, vorrei dire, perfetto. Cioè, bisogna togliersi il cappello davanti a un arbitraggio come quello di oggi. Come si criticano, a giusta ragione, i minuti finali della finale femminile, dove sono state commesse delle corbellerie tremende che potevano costare arriva la Coppa e non ci sono piaciute. Oggi abbiamo sbagliato più noi degli arbitri e tanto di cappello il trio arbitrale. C'è un time out. In ottica playoff, certo, è l'ora di pensare a Monté. Cosa bisogna pensare soprattutto contro Monté? Contro Monté sarà, come detto, una serie che si preannuncia con partite equilibrate. Perché ti dico che non sarà, cioè quando un allenatore o un vice allenatore dice sarà una serie lunga, è perché già considera di perdere delle partite. E io non lo direi mai, non lo dirò mai, cioè voglio dire, poi sì, potrebbe esserlo magari, e bisogna essere pronti al fatto che lo sia. Però comunque è fondamentale la disciplina tattica, fare una difesa molto intensa per 40 minuti e riuscire a sbancare Monté.
quello è obbligatorio, possibilmente la prima partita. E la prima partita sarà sabato prossimo, abbiamo ancora una settimana per prepararci, ne abbiamo già avuto una perché oggi appunto non c'erano partite, ci stiamo godendo questa finale e devo dire che la squadra sta lavorando molto bene e diciamo che ho sensazioni positive, ecco, poi vedremo. Magari le avrà anche il Monte, è chiaro che sono due squadre che il campo lo ha dimostrato, si equivalgono, bisognerà essere capaci di andare a sbancare fuori, poi tenere, come si dice, il colpo in casa, perché bisogna anche vincere in casa, e battere più volte delle squadre, cioè fino adesso le abbiamo battute tutte almeno una volta, non bisogna vincere di più che una volta, bisogna vincerne tre nei playoff. Rudezza ha chiesto tiri veloci, è arrivato subito un tiro e due punti, il fallo per fermare il cronometro fa pensare alla zona proposta a 5 minuti dalla fine e adesso va in press tutto campo a 1.30 dalla fine, forse questo press era da presentare era da fare sicuramente prima, però il Ginevra non è tanto una squadra da press a tutto campo, anche se certe volte soprattutto quando gioca in casa lo fa giocando un basket molto, non dico sporco perché non è una bella parola, però il concetto è quello. Qua in una finale di Coppa non puoi farlo, non è una squadra da presa. Triborgo sbaglia poco o nulla dalla lunetta e allora il tempo scorre, è sempre meno, il vantaggio rimane lì sulla decina di punti. Come detto, ormai è da 4-5 minuti che questa partita ha il sapore soltanto della consegna della Coppa all'Olympique. Ma per me comunque il Ginevra ha mollato le braccia un po' troppo presto, perché sai, quando sei a 3 minuti dalla fine sotto di 10 tutto è possibile nel basket, ma devi avere un'intensità maggiore e soprattutto bisogna crederci. Più sorpreso positivamente dall'Olympique o più deluso dal Ginevra allora? Ma direi proprio più deluso dal Ginevra, l'Olympique ha fatto il suo, ha giocato bene, veramente molto, una partita molto intelligente, però il Ginevra ha giocato nettamente al di sotto delle sue possibilità. E bravo l'Olympique nel miglior momento della Ginevra, quando sembrava la squadra di Rudezza avere qualcosina in più, bravo invece grazie anche a quest'uomo Miljanić, fondamentale con quei due rimbalzi offensivi all'inizio del quarto quarto. Ma lì sono stati due dettagli, due episodi che però hanno cambiato la partita completamente. MVP della partita lui solo per quei due episodi? Ma difficile trovare un MVP. Io sinceramente lo darei comunque a Kazadze, perché soprattutto Kazadze, cioè Miljanić ha reso lui, bravo, però c'è del merito anche degli altri che l'hanno messo in condizione di farlo. Kazadze è bravo lui, ma fa rendere anche i compagni, quindi io lo darei a Kazadze. Se lo giocano un po' loro due. Sì, certamente sì. Di sicuro è una scelta in casa blu, casa Friborgo. Poi magari i nostri colleghi lo danno a quel giocatore che... No, grazie. Quello del time out. Eric Fonghier. Maruotto, va anche dato atto, il canestro di Maruotto ai tre punti, va anche dato atto a Wright della sua grande difesa su Mladjan. Perché poi anche qui fanno si parla molto della resa offensiva, ma Wright a livello difensivo è stato un fattore fondamentale, certo, su Mladjan. Certo, bravissimo. Però io dico, il fallo per mandare in lunetta e fermare il tempo, ma a 54 secondi, con 9 punti o 8 che siano di svantaggio, sono 3 possessi, assolutamente, l'ultima spiaggia che ti rimane è recuperare la palla, se fai il fallo perdi, non ce la fai a recuperare 8 punti facendo il fallo, anche perché qualche tiro libero lo segneranno pure. Ecco, naturalmente vengo smentito, però ho detto qualche tiro libero, non tutti. Si sbaglia anche il secondo. L'ultima cronaca di Renato Carettoni, ti è andata bene. Mi ha salvato. Ingram. Fallo di Kazadze. E Alexic si arrabbia, come dice, ma non fermarmi il cronometro, è tutto quello che non voglio.
Beh, guadagna comunque un punto perché non segnano da tre. A questo punto potrebbe anche essere importante. Deve mettere comunque i due tiri lì. Ingram per questo finale di partita lunghissimo, che ormai spesso accade nel basket quando le partite sono comunque ancora aperte, e dunque si va molto con il fallo sistematico per fermare il cronometro. Ingram nuovamente, Wright, Casadi, ottima lettura per Miljanic ed è fallo che arriva. Abbiamo parlato poco, abbiamo parlato un po' del vostro avversario Mortema, ovviamente tu ti sei più soffermato sulla, sul Lugano per quello che riguarda, dicevi sul prossimo avversario dopo il Mortema. No, invece volevo chiederti su delle big, due parole anche sul Neuchâtel. Beh, il Neuchâtel è forse la miglior squadra. Assieme al Ginevra, per me il Neuchâtel è la miglior squadra. Noi siamo andati a battermi là, fuori casa e senza uno straniero. Però è stata un'impresa, diciamo, non voglio dire estemporanea, è comunque una squadra forte, non è facile da battere, è completa in tutti i ruoli, ha un buon coach, e sarà dura col Neuchâtel. Però adesso pensiamo al Monte e non al Neuchâtel, perché se lo troviamo, troviamo il finale. E la partita è finita, la Ginevra ha capito, è inutile andare avanti con il fallo sistematico. Friburgo torna a vincere qualcosa, torna a vincere la Coppa Svizzera, torna a vincere dopo anni di digiuno. L'Olympique si offre dunque la Coppa Svizzera. Aleksić finalmente trova un successo dopo tante sconfitte. Settima Coppa Svizzera vinta per l'Olympique. Onore all'Olympique. Che a livello di Coppe Svizzere raggiunge quota 7, lo Stade Français di Ginevra alle spalle dell'Uragna di Ginevra che ne ha vinte 8, anche se poi Ginevra messa assieme tra varie fusioni, Ginevra messa assieme tra varie fusioni, vanta ben 12 Coppe Svizzere. Piove di tutto in campo, scena che abbiamo già visto per la finale femminile. È un modo di festeggiare come in Nord America quando si buttano i cappellini per una trick. Non c'è assolutamente qua nessuna animosità da parte del pubblico. Assolutamente. Scena che abbiamo già visto, abbiamo già goduto veramente con molta emozione per il successo della Riva. Non ce ne voglia l'Olympique, ma per il Canton Ticino oggi è una giornata che si è consumata a livello emotivo molto presto della giornata. Vi rimandiamo ancora a Sportsera, tra l'altro, per vivere le emozioni delle interviste dei protagonisti, di alcuni dei protagonisti del successo della Riva. Mentre per quello che riguarda la Friburgo, mi piace sottolineare comunque Roberto Kovac e Wes Molteni, altri due ticinesi che vincono la Coppa Svizzera oggi. Analisi esatta, non molto da aggiungere se non come constatare che insomma ogni tanto si deve vincere anche il Friburgo, ma oggi se l'è veramente meritata. Cioè, 18 lui, anni a organizzarla in casa e una vinta, mai riuscita a vincere una nuova palestra della San Leonardo dopo aver lasciato la San Croix. Vengono a Zurigo e dicono c'era la maledizione sulla San Leonardo, sì, per il Friburgo. Adesso saranno loro i primi ad essere d'accordo di fare le finali, sì, a Zurigo sì. Anche e non più a Friburgo. Dove volete nella Svizzera, ma non da noi. Questo anche per andare contro a chi comunque tante volte ha detto l'Olympique è avvantaggiato da giocare in casa la finale, ma non dimentichiamoci anche che spesso non però si è dimostrato vero. Beh, ogni tanto non l'abbiamo detto, però qualche finale anche nel Canton Ticino non sarebbe male, visto anche come si è organizzato Svizzera-Italia a Bellinzona, visto anche che comunque le strutture bisogna metterle in ordine, ma ci sono. E quindi sarebbe anche bello che questa nuova Swiss Basketball apra un occhio verso il Ticino. Magari anche per la Coppa della Lega ci sono altre opportunità. Parlavamo proprio ieri sera con il presidente Giancarlo Sergi della volontà però di studiare, sondare qualsiasi possibilità, anche quelle che tu hai detto di una competizione come la Coppa o di Lega o Svizzera giocata in Ticino. Il richiamo però per il pubblico è fra
poco più di una settimana, sì, perché si parte in trasferta a Riva, parte in trasferta a Milano, parte in trasferta a Massagno, sì. E richiama fra due settimane per gara 3, perché tutte e tre i cinesi impegnati nei playoff saranno in casa e ci sarà l'opportunità per sostenere sia Lugano che Massagno. E gara 3 si potranno vedere ambedue le partite, perché non saranno allo stesso orario. Il Lugano giocherà alle 5 mentre che il Massagno giocherà alle 7:30. Poi gara 4, tutto da vedere, il primo è eventuale, non è sicuro che ci sia, sia da una parte che dall'altra, si può vincere tutte e due in tre partite, ecco, la metto su quel piano lì. Però sarà probabile, se ci fosse gara 4 per tutte e due, una concomitanza, perché sarà il martedì e non puoi posticiparla al mercoledì, perché eventuale gara 5 sarà il giovedì, e quindi lì sarà dura trovare una soluzione. Che stagione è questa, che si è passati dai 4 e 3 stranieri? Nell'economia del basket svizzero è stata creata anche una supercoppa, si stanno iniziando a vedere i primi risultati del lavoro di un nuovo gruppo che si è insediato da un paio d'anni. Ci vorranno 5-6 anni per avere un risultato finale, una stagione che ha avuto anche la polemica enorme legata alla cancellazione della nazionale, poi salvata in un secondo tempo. Come vedi questa situazione transitoria, perché trattasi di transizione di un nuovo progetto, di un nuovo ciclo che, come detto, andrà valutato tra 2-3 anni, come lo vedi in questo momento? Beh, sono abbastanza fiducioso, sinceramente, perché in un paese come la Svizzera, cioè piccolo, una realtà piccola, che è come una regione della Francia o dell'Italia o della Spagna, unificare le forze è giusto. Però, secondo me, la federazione, forse lo sta anche facendo, dovrebbe ascoltare molto di più la Lega, cioè i componenti della Lega, che anche se fossero, come si dice, sotto lo stesso tetto, che lavorano assieme, ci deve comunque essere chi organizza i campionati, e sono organizzate da persone abbastanza valide. Potrebbero organizzarli meglio a livello di formule, a livello di numero di squadre, a livello di eventuali retrocessioni. Ci sono molte cose da correggere, però mi sembra di percepire che ci sia la volontà di farlo. Campionato 12 possibile l'anno prossimo, andando a trovare magari altre piazze importanti, storiche, penso a Vevey, Losanna. Sì, ma io primis spero quelle due piazze, era lì. Io spero, anche se però poi se si allarga a 12 bisognerà comunque fare almeno una quattro stranieri. No, almeno una retrocessione, poi lasciare comunque aperto un travaso tra una lega e l'altra, anche per stimolare quelli sotto, e poi probabilmente si arriverà a quattro stranieri. Eh sì, perché dopo ti manca il materiale umano per avere 12, certo, squadre. Parlano di quattro stranieri, ma tre sul campo. Cioè mai quattro contemporaneamente insieme. Anche se poi però sarà difficile da gestire da parte anche degli allenatori, però è qualcosa che è già avvenuto, cioè, nel campionato svizzero femminile, è già avvenuto, certo, in altri paesi, certo. Non è una novità questa proposta. Sì, ma addirittura in Russia hanno fatto una cosa del genere, sì. Sì. E secondo me potrebbe essere una buona idea. Può Friburgo nutrirsi di questo successo per diventare la favorita nei playoff? Ma sai, è arrivato primo nella regular season e quindi avrà l'ipotetico, e sottolineo ipotetico, vantaggio del campo, perché diventa un vantaggio solo se si arriva alla quinta partita, di aver fino alla fine questa eventuale quinta o settima nella finale in casa. Però in casa il Friburgo non è chiederà di giocarla a Zurigo, non è scritto da nessuna parte che debba per forza vincere. Cioè, oggi una delle grosse evoluzioni del basket a tutti i livelli, sia svizzero che internazionale, è che si può andare a vincere fuori casa. Eh beh, lo abbiamo visto anche perché le strutture sono più o meno tutte uguali, non ci sono grossi cambiamenti. Beh, l'abbiamo visto anche nell'attuale campionato di hockey, che sono quasi più successi in trasferta che, certo, in casa. E poi hai detto bene, una volta andavi a giocare, mi ricordo, quando nel 1300 quando giocavo anch'io nel 1320, mi ricordo, semplicemente i palloni cambiavano, sì, certo, da campo a campo, c'erano palloni duri di cuoio, c'erano canestri diversi, c'era parquet, non c'era parquet. Non solo nel basket, anche nell'hockey, anche nel calcio. Io la mia idea personale, poi dopo i calciofili mi malediranno, ma fa niente, no? A questo punto, come adesso, si può giocare trasferta
leverei la regola che il gol in trasferta conta il doppio, perché tanto poi tutte le squadre segnano in trasferta, tutte le squadre riescono ad andare a giocare bene e a vincere in trasferta, non c'è più quel fattore campo come c'era anche solo 10 anni fa. E quindi non lo so. Allora, Renato Carettoni, ma è una cosa positiva che si possa andare a vincere in trasferta. Si lancia in proposte per il calcio. No, non è una proposta, è un'idea. Un'idea. Per carità. Ricordo l'appuntamento di questa sera, tra poco chiuderemo questa diretta, questa lunga giornata che ribadiamo storica per i colori ticinesi, sì, perché dopo 18 anni è tornata nella squadra ticinese a vincere la Coppa Svizzera femminile, in riva il primo successo. Lo ripetiamo, non avete visto la partita, vi consigliamo, se avete l'opzione, di fare rewind sul vostro televisore, tornare indietro, gustarvela tutta, cercare una registrazione, chiamare qualcuno, attivarvi per rivederla, perché è stata veramente una bellissima finale, un momento storico. Poi stasera, finita questa grande giornata di basket, questa bella vetrina, però arriva gara 4 di hockey, la diretta tra Berna e Lugano, assolutamente da non perdere, sulla 2, e speriamo che allora per il Lugano questo discorso sulla trasferta porti bene. Ma certo, è di buon auspicio, no? Perlomeno. Opportunità anche per ricordare che nel corso della serata ci sono anche le qualifiche della moto mondiale che si corre nella Texas, e domani potete seguire le gare, qualifiche che non seguiremo evidentemente in questa occasione, avendo Berna-Lugano la priorità. Da domani 18.00, 19.20 e 21.00, le tre classi, in una giornata dove Sport Non Stop, come sempre, vi prenderà per mano, da molti appuntamenti da gustare. Tra poco il momento dell'incoronamento del Friburgo, sembra qualcosa che abbiamo visto tante volte, è vero, però era tanto che non accadeva, dal 2010 Friburgo non vinceva più qualcosa. Certo, anche se devo dire che c'è entusiasmo, però la palestra è vuota, cioè la premiazione del titolo NBA dura meno di questa premiazione. Sono passato quasi un quarto d'ora. Sì, ma questa è una lacuna a livello svizzero, perché certo, la Coppa Svizzera di hockey a Losanna, stessa dinamica, purtroppo, va detto. Non interessa a nessuno, sono la premiazione via. Dopo 20 minuti degli ZSC Lions, con la partita di Valle praticamente vuota, bisognerebbe avere un ritmo diverso, vuoi per la diretta televisiva, vuoi per il pubblico, certo, vuoi per tutti quanti. Chiaro, gli unici che a cui non interessa questo discorso sono i giocatori, che si stanno godendo ogni momento. Beh sì, soprattutto i vincitori, chiaramente. Diceva sempre Peter Jaks che per essere un vero sportivo devi vincere qualcosa nella vita. Eh sì. Poi non vuol dire che non sia un vero sportivo, però una vittoria ti cambia comunque la carriera, la sensazione dei sacrifici che hai dato. Lidia Travaini, Bibi Travaini, ci diceva nel dopo partita del Riva, 5 finali perse. E mai una vittoria. E adesso che ho vinto ho la sensazione che tutto quello che ho fatto prende tutto un altro gusto. Certo, cambia qualcosa, cambia sicuramente qualcosa. Anzi, cambia molto. Ti cambia la vita di sacrifici, sì, certo, la vita certo, passata a lavorare non tanto nei 40 minuti di campo o l'ora e mezza sotto i riflettori, ma per rifarmi al discorso del Riva, gli spostamenti, i sacrifici di gente che lavora, che studia, che si alza alle 7 del mattino, che viaggia centinaia di chilometri a settimana per andare da Riva a Minusio o da Minusio a Riva, sacrifici che alla fine non soltanto la presenza ti può ripagare, ma la vittoria che rimane il succo del ricordo positivo di tutto quello che hai fatto e dato. Quel ricordo oggi per il Friburgo, per quello che riguarda la Coppa al maschile, ma per quello che riguarda quella femminile, non c'è stato il successo del favoritissimo Elfic, bensì forse del Riva. Forse nelle due finali c'è una linea comune, e uso una frase fatta che tante volte non mi piace, però le squadre che hanno vinto erano quelle che avevano più fame, più voglia. Assolutamente. Più voglia. Ginevra, non dico sia pagato, però recentemente ha vinto molto. E ha mollato presto nella partita. Friburgo era tanto che non vinceva più, il Riva non ha mai vinto, e quindi penso di poter dire questo. Grazie mille Renato Carettoni. Di niente, e grazie della pazienza di ascoltarmi, e buona serata.
Giancarlo Sergi, presidente, consegna la Coppa Svizzera all'Olympique di Friburgo in una giornata che ha regalato grandissime emozioni, quella indimenticabile del Riva e questa adesso per l'Olympique, l'appuntamento per le 20.00. Eccolo che su ghiaccio. Indoor Sports alla RSI con La Mobiliare. Super League in diretta domenica alle 17. Vaduz San Gallo, la 2. In collaborazione con Raiffeisen. I programmi della serata con Ser Fontana, non solo shopping. Ci piacerebbe sapere quanto è alta la tensione tra i tifosi di hockey. In diretta Berna Lugano. Sandra Bullock e Ryan Reynolds stanno per infrangere la legge. È necessario mantenere la calma. Se siete rimasti a casa con gli amici a guardare l'hockey, invitateli a restare per l'attualità sportiva. Un assassino che ama giocare con le fiabe e con gli investigatori. Il detective Fabel raccoglie la sfida. Sulla 1, la commedia Ricatto d'amore e il thriller di Cinema Notte. Sulla 2, gara 4 della finale dei playoff e Sport Sera. RSI, parte del tuo mondo. Al 27esimo del primo tempo, angolo di Petit, palla rientrare sotto porta, la girata in rete di Zidane e la Francia è in vantaggio al 27esimo del primo tempo. Zinedine Zidane di testa su angolo di Petit, esplode lo Stade de France di Saint-Denis. Zinedine Zidane al 27esimo del primo tempo realizza il primo gol a questa Coppa del Mondo, è un gol che potrebbe essere importantissimo. Ha battuto bene il primo calcio d'angolo per la Francia dalla destra Petit. Perfetta l'incornata di Zinedine Zidane, come possiamo rivedere, e palla in rete alle spalle di Taffarel. La Francia conduce 1-0 sul Brasile. Avremo un altro calcio d'angolo, ma dall'altra parte in favore della Francia. Ecco Guivarch, che ha avuto forse la palla del definitivo KO sui piedi, si è trovato solo davanti a Taffarel, ha tirato con prontezza, ma il portiere ha deviato e qui c'è il gol del 2-0 realizzato ancora da Zidane. Colpisce la Francia a tempo ormai scaduto per la seconda volta, ancora con Zidane che sta diventando il vero eroe di questa finale. Ancora una volta il Brasile battuto sul calcio d'angolo come in occasione del primo gol. Davvero sulle palle ferme i brasiliani sono vulnerabilissimi e poi esibire ormai trionfante il presidente Chirac in tribuna la maglia dei tricolori. Zinedine Zidane, il giocatore che era stato costretto a saltare due turni per...